Ciao a tutti, ben ritrovati. Stiamo per provare il setup, la vedete qui, della R92 CP, questa Nissan del gruppo 1 degli anni 90, un'auto spaziale iconica. Ringrazio Rick per avermi passato il setup. Se non volete perdervi i futuri setup e tutte le notizie su Gran Turismo 7 e altri giochi, come sempre vi consiglio di fare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un mi piace per supportare i contenuti che porto. Ovviamente provate l'auto e fatemi sapere nei commenti come va. Se volete ulteriormente unirvi a una community in crescita, c'è il link al server Discord in descrizione. Io mi butto così in pista, faccio i classici 15 giri in Sardegna, poi dopo vedremo l'auto, tutti i dettagli e il setup che spero possa aiutarvi a farmare un po'. Ragazzi, praticamente siamo primi all'inizio del terzo giro. Guardate che su che tempi giriamo. Non tengo attiva la registrazione tutto il tempo perché diventa lungo. Ormai la Sardegna la conosciamo, ma era solo per farvi vedere da ultimi a primi in 3 minuti e 35 da quello che diceva sotto il cronometro. Pazzesco, andiamo a vincerla e poi vediamo tutto il resto. Qua si va un po' lunghi, dovete riabituarvi, almeno io mi devo riabituare, perché diciamo che è un'auto, ovviamente sono sempre in mezzo, che sia un'auto che va più veloce di molte altre. I punti di staccata cambiano, le gomme le lascio così per sfida. Tanto abbiamo fatto, l'unico problema potrebbe essere sulle posteriori, sulle corsa dure dovremmo farci l'auto. Bellissimo anche la livrea di base, bellissima. Risparmiamo qualche secondo per cambio gomma. Faccio, sì, metto un po' più di benzina, esco ragazzi, mi butto in questi 7 giri e poi ci rivediamo. No, non vedo Portia, ha finito adesso, l'ho visto dalla mappa. Ok, siamo andati a una ventina di secondi da doppiare pure il quarto che è cambiato adesso, quindi veramente una macchina mostruosa. 23 minuti e sotto i 24, ragazzi, sotto i 24 chiudiamo qua in Sardegna. Secondo me adesso, al momento, con la patch 1.31, la migliore. Perfetto, 24.00 mi dà come tempo. 24.00, 402. 1.31, 708 il giro totale, il tempo totale. Ho doppiato tutti, due volte quasi tutti. Veramente, è una bomba. L'auto, ragazzi, è leggendaria, quindi al momento non c'è, ma il video è sempre a disposizione. Quando avete voglia di cercare un setup, scrivete il nome dell'auto su YouTube e sicuramente troverete uno dei miei video. Qua ci sono altre auto, questa non la comprerò mai. Sì, l'auto spero ce l'abbiate già in molti. Cosa c'è da fare? Montate la livrea che volete, poi vediamo se c'è qualche parte personalizzata. Di solito in queste gruppo 1 no, infatti non c'è. Caricate pure la livrea che volete. Sotto messa a punto, la vediamo velocemente per facilitarvi nel setup. Sotto sport non c'è niente, sport club, limitatore potenza e zavorra erano della vecchia patch, non c'è più bisogno. Comunque comprate il computer personalizzabile, turbo compressore a medi regimi, è quello disponibile, l'unico, LSD personalizzabile, marmitta da corsa, kit freni da corsa, controllo e bilanciamento freni, sospensioni personalizzabili, anche le marce personalizzabili, avete visto le gomme da corsa dure, vi portano praticamente senza mai cambiarle alla fine della gara. Adesso la parte più importante per tutti, sotto le impostazioni in auto, il setup. E mentre io sono qua, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate qui sotto per farmi appunto sapere come è andata, come se volete fare questa gara, e venite su Discord, io lo ripeto sempre, anche per dare una mano a voi. Setup super semplice, ringrazio ancora Rick per avermelo passato, non ho cambiato nulla, se no due cose nelle marce, ma è questo. Sotto sterza un po' per i miei gusti, quindi volendoci andare da modificare qualcosa, però come punto di partenza, anche per me, mi piace. La ritocco e poi ci gioco per i fatti miei. Copiate tutto. Sulla parte destra è tutto normale, non c'è niente. Qua abbiamo il turbo compressore, medi regimi, controller del freno. Io ce l'ho al massimo a 5 sul retrotreno. E avete visto qua tutto quanto. La deportanza è al massimo sul posteriore e a 5.42 sull'anteriore. Perché se cambiate,
su 543 sale sopra, quindi l'unica disponibile è 542. Non c'è più limitazione di niente, abbiamo 1000 cavalli, ragazzi, 1001 cavalli. Al proprio un sogno diventa quest'auto. 370 km orari sul rapporto marcia e peso mezza biglia corsa, regolazione manuale. Questo. Una bella pausa. Li copiate uno a uno. Spero vi divertiate con quest'auto, veramente, veramente, veramente una follia. Sotto i 24 ce l'ho fatta io con errori, immagino qualcuno di voi possa scendere sotto i 23 e 30. Sfida, ve la lancio così. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao.